Ciao a tutti ragazzi, sono NDD e bentornati sul mio canale con Postmaster. Postmaster che, ahimè, credo sia per finire. Stia per finire perché non vedo molta gente appiccicata allo schermo. Quindi tornerà, credo, vita da pirata se ci riesco. Comunque, detto ciò, intanto andiamo avanti. Acquistiamo dall'altra parte della città un nuovo ufficio dove dovremmo innanzitutto prendere personale, che altrimenti ci rubano e ci fanno storie. Ok, personale acquistato. Poi acquistiamo una motorella, non ho il denaro, una bicicletta che tanto dovrebbe andar bene. Allora, istantaneo, tutto il giorno da lavoro, e me devi andare da ste due parti qui. Poi mi acquisti un'altra biciclettella dove mi ritiri e consegni le post, la book dalle lettere qua e qua. Benissimo, perfetto. Ora dobbiamo collegare il tutto, il centro neuralgico qui. Ah, giusto, perché non ho un posto, non ho una biciclettina che fa, dove sta quello? Ok, questo e questo, perfetto. Devo acquistare un veicolo che mi faccia da trasporto. Eccolo qui, eccolo qui. E lavora istantaneo, è perfetto. Ora possiamo fare, eccolo qua, il collegamento con questa, che è la posta centrale. Perfetto. Ok, una volta fatto il collegamento con la posta centrale, dato gli ordini a tutte le altre di starsene tranquille e beate, possiamo finalmente, ok, queste l'ho fatte, 2 su 4, perfetto, possiamo starcene buoni e tranquilli, anche perché qui c'ha 60 e 40, sto figlio di una gran ballerina se sta più a una buona fetta di mercato, che il mercato è mio in teoria, il mercato è mio e vorrei continuare ad averlo. Mo qui tocca guadagnare un bel po' di spicci, perché qua sennò stiamo messi veramente male. Tocca guadagnare un bel po' di spicci. Un bel po' di spicci. Qui eravamo scesi a zero, non ho capito perché, però vabbè. Qua ogni volta che faccio un qualcosa il prezzo scende, non ho capito perché. Comunque, detto ciò, vi aspettiamo, andiamo avanti, vediamo un po' che succede. Anche se io devo dire, che qua potremmo sbloccare addirittura questo e questo, ma anche questo in teoria, no, 20, questo vuole troppo. Però potremmo sbloccare questi e questi, che non sono male, perché questi qui poi piano piano diventano 7 posti, 6 posti, 8 posti, 2 posti. Diventerebbe molto più grande e potremmo sostituire addirittura tutti questi aggeggi qua. Però vabbè, per ora io non c'ho proprio soldi. Cioè, questo è il punto, io non capisco perché non riesco a guadagnare con tutta sta roba che c'ho. Cioè, non riesco a guadagnare con tutto che c'ho anche qua, che c'ho anche questi qui, che c'ho di là. Cioè, non riesco proprio a capirlo perché. Non riesco proprio a capire il perché. Allora, 10.950 quello piccolo, 21, 23 quello. Non è abbastanza denaro, perché non posso chiedere un prestito? C'è da qualche parte un prestito? Niente, manco per favolo proprio. Manco per sta fava se stanno i prestiti. Bene, perfetto. Non c'è un prestito, non si può chiedere un prestito, ci attacchiamo a sta gran fava. Benissimo, perfetto. No, no, va bene, va bene. Ah, vedete, devo mettere i punti qui, devo mettere le caselle postali, perché altrimenti questo qua, appunto, eccolo qui, questo non sapeva che fare. Giustamente. Ok, adesso sai dove andare. Di qua. Ok,
abbiamo sbloccato anche la possibilità di mettere bevande dell'acqua, che i lavoratori lavorano meglio. E vorrei mettervela anche a voi, così almeno non stressate l'anima. Eccolo qui. Perfetto. Sì, vai alla giornata. Ok, si trovano nella giornata nuova, si troveranno dei nuovi aggeggetti. Perfetto. Lavorano meglio. Praticamente c'è più velocità del lavoro. E dovrebbe aiutare molto. Sblocchiamo anche l'aria condizionata. Per ora la sblocchiamo solo. Poi la sistemiamo. Però per ora forse la posta centrale la metto solo interna. Così lavorano meglio loro. Poi dopo la metterò pure esterna ai posti laterali. Questa forse ne ha bisogno. Ok. Dovrebbe aumentare un po' la voglia di lavorare a sti tizi brutti. Dovrebbe aumentare la voglia di lavorare. Forse. Spero. Che se mi aumenta la voglia di lavorare a sti tizi, io riesco a farli lavorare bene e a guadagnare molto di più. Guadagnare molto di più. Allora, cartolina lettera espresso io metterei a 10. Cartolina va bene 6, lettera prezzo 7, 15 va benissimo. Quello voglio aumentarlo a 10. Che tanto ce n'è uno ogni tanto. E quindi quello ogni tanto mi servono sordi. Ma pure tanti. Non è più under cuccolo. Quindi adesso che stiamo andando avanti e cercare di capire, io vorrei acquistare anche da quest'altra parte, dato che lì il computer è al 100%, io invece qui c'ho 63,37 lui. Vorrei ampliarmi un bel po', però per ampliarmi ho bisogno di soldi, raga. Bisogno proprio un sacco di soldi a quanto sto a vedere. Cioè, proprio una vagonata di soldi servono. E non ce l'ho. E non ce l'ho proprio. Cioè, 14.004 solamente per l'ufficio piccolo. 14.007, 12.006 per l'ufficio piccolo, figuriamoci quelli giganti. 29, cioè, vi rendete conto quanto cazzo bisogna guadagnare per piastuffici di merda? Un frappo, tocca via, un frappo, un sacco di sordi e basta. Ma proprio un sacco. Un sacco e una sporta, come diceva mia nonna. E qua c'è proprio fiori, giornali, aria condizionata. A voi vi ho dato aria condizionata, acqua, non ci avete bisogno di niente ormai. Non ci avete più bisogno di niente. Ok, stiamo in salita, quindi stiamo cercando di stiamo guadagnando un po', ma non abbastanza per andarcene. Sostituisci. Io vorrei sostituirlo, sì, con questo. Allora, da questo a questo forse sì. 10, oh, 10 sì. Però mo vediamo, perché quanto vedo, se no prima vorrei sostituire questo con questo qua. E poi, però 6.500 solo per fare sostituzione, rendete conto? Cioè è una cifra, è un frappo proprio. È una cifra, per me è veramente una cifra. E non ci sto, è veramente tanto. Cioè non mi conviene a sto punto. Non mi conviene aspettare e fare un altro ufficio. Però un altro ufficio ancora. Che comporta? Che devo prendere altro personale. Che comporta che devo prendere altri sordi. E non va bene, mi sa che io ho sbagliato. Ho improntato male la situazione. Dovevo solamente ampliarmi con le vetture e cercare di. Questo lo posso ampliare a medio, a grande, col Caspio. Perché non posso? Però posso venderlo. Vabbè, è che se lo vendo che risolvo. A me mi serve da ampliarlo. Non venderlo. Cioè, a sto punto scusa una cosa, no? Perché diavolo non mi fai ampliare? Questo è medio. Vorrei ampliarlo. Questo è piccolo e vorrei ampliarlo. E non me lo fa fare. Cioè, è un attimo bloccata sta situation, eh? È un attimo bloccata perché non me lo fa fare, non si capisce perché. Non si capisce il perché. Allora, fermi perché qui ci stiamo come prezzi di
di 12.000 c'ho. No, a me serve un po'. Wow. Un pacco. Ah, è venuto a prenderselo però qua giù, eh. Quindi in realtà i pacchi funzionano anche se stanno fuori dal coso. Ah, non lo sapevo io questa cosa. Non la sapevo io sta cosetta frappolosa. Sta cosa frapposa, non la sapevo proprio. Buono, come il pane. Piccolo 12,3. Medio 24, grande no. Medio al massimo potrei arrivare a prendermi, ma ho ancora poco. 12,3 ci riesco, ma poi non ho i soldi per comprarmi un 12,3 anche qua. 13,5 quello piccolo addirittura qua. E no, e no. Ops, ho dato una botta mia. 15, mi sembra ancora un po' troppo però, raga. Ecco, già questo potrei vedere più avanti. Ok. Bene, aspettiamo perché ancora non vedo. Non vedo proprio vie d'uscita da qua. Però potrei acquistarmi questo. Il medio a 34 entro un po' troppo. Porca vacca, io mi chiedo come ha fatto quello. Vabbè che quello si è preso un ufficio solo. Allora, qui c'è un ufficio solo. E non so come fa a gestire tutte le chiamate con un ufficio. C'è tutta la città con un ufficio solo. Io c'ho 1, 2, 3, 4 4 uffici, 5 con quello della città di quest'altra città. E già mi trovo con delle chiamate enormi. Figuriamo se quello. A meno che non ha venduto e poi si è ampliato. La cosa che sto pensando io è che lui si è venduto e poi è ampliato. Cioè ha ricomprato al massimo l'ufficio al top di gamma. Quello che vorrei fare con uno di questi, se ci riesco, venderlo e poi farne uno medio o grande. Che già sto a 17.000, se ci riesco io vorrei venderlo questo. No, 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 così perdo tutta la posta e perdo tutto il mondo. No, non va bene. Mi dà la possibilità di ampliarlo a vuoto. A perdere, capito come? Cioè, mi dà la possibilità di ampliarlo, ma senza perdere neanche un centesimo, senza perdere le buste, senza perdere le lettere, senza perdere un frappo. Allora, questo da 15.000 mi sembra buono e si può prendere. Ok, e non mi dai lo stesso la possibilità di ampliarlo, perché ti puzzano le chiappe e non lo fa... Madonna, quanto ride male questo. Ok, posso migliorare il personale. Non è male se posso migliorare il personale, perché ne avrei bisogno un attimino alcune volte. Forse, ok, vediamo. Vediamo che si può fare più avanti. Allora, questo quanto vuoi? 6.500, ok. C'ho 1.611. Questo vuole 2.000. E prendiamoci una biciclettina. Che mi fai... ci pacco e mi fai 1, 2, 3 e 4. Ovviamente mi lavori tutto il giorno istantaneo. Aspetta un secondo, vendila un attimo, perché qua c'ho bisogno di qualcosa di un po' più pesante. E ok, facciamogli fare questa cosa qua, che conviene più questa, sempre con la posta centrale, che conviene più questo, sto punto, sta cosa così. Ok, dammi altri 10 stelle bonus, buono, ottimo. E portare a comprarmi questa per fare tutti e quattro i buchi qui. Però siccome non ho i soldi, non c'ho proprio lì soldi, allora mi fa il consegna delle lettere istantaneo
percorso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, 6. Vabbè, per ora me ne fai 6. Poi come c'ho due soldi in più, ti sostituisco con quella grossa. Tu mi fai il pacco istantaneo. E percorso 1, 2, 3, 4, 5, 6. E non me lo fai, beh, giusto, giusto, giusto. È giusto, quindi adesso io posso comprarmi questi qui e metterne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ma in realtà quel settimo lo farà. Più avanti. Quel 7 sarà più avanti. Io ora devo solo riuscire a sostituire quella vettura con queste che costa 6.500. Mortaccia ci vostra. Mamma mia quanto costate, oh, siete proprio cari, oh. Siete proprio cari una cifra. Proprio cari come delle merde. Delle cacchettine stranfantite. Vabbè, ok. Ragazzi, tanto questo era l'ultimo episodio, era giusto perché tra prossimo episodio comincerà una nuova serie. Ora vedrò se riesco a fare il pirata, perché è quella che mi avete richiesto in due o tre che mi state tartassando sotto i commenti del pirata, il pirata, il pirata, il figo, il figo, il figo, il pirata, il pirata, il pirata. Ok, io faccio il pirata, ma se non voi guardate, ve spacco. Ok, questo giorno 32. Ah, ok, il miglioramento dura solamente per pochi giorni. Vabbè, me ne frega una minchia, perché tanto io l'importante è che mi funziona. Ah, aspetta un po', andiamo a vedere. Ok, 6-6. Ok ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono Nidì, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un commentino, di lasciare un mi piace o quello che vi pare. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono Nidì, ciao a tutti!